Cari amici, bentrovati. Seconda puntata di Storie. Oggi tratteremo la mafia tra la prima e la seconda guerra mondiale. Nemmeno lo scoppio della prima guerra mondiale fermò la mafia, anzi finì col rafforzarla, incrementarla di risorse umane. Tantissimi, infatti, furono i disertori che preferirono la macchia e quindi l'appartenenza all'organizzazione criminale che garantiva loro una sopravvivenza. Il periodo postbellico fu per la Sicilia assai difficile. La gente sempre più povera e affamata e la criminalità organizzata sempre più libera e indisturbata nel portare avanti i suoi progetti malefici. Regnava lo Stato criminale, perché quello istituzionale praticamente non esisteva e rappresentava addirittura il nemico da combattere. Il mafioso quindi fu visto come un eroe, capace di sfidare lo Stato, quello Stato che non riusciva a sfamare i suoi figli, a garantire un futuro, un'istruzione adeguata e il più delle volte le leggi che emanava finivano col penalizzare proprio le classi meno abbienti, lo stesso Stato che accolse al suo interno personaggi come Raffaele Palizzolo, di cui ci siamo occupati nella prima puntata, eccellente esempio di connubio Stato-mafia. Protagonista indiscusso per la lotta contro il crimine fu certamente il prefetto di Ferro Cesare Mori, che con ogni mezzo a sua disposizione rastrellò la Sicilia arrestando tantissimi personaggi della criminalità. Fu senz'altro un duro colpo inflitto alla criminalità organizzata, ma soltanto per quanto riguarda i delinquenti comuni, i mafiosetti, ma per quanto riguarda i mafiosi d'eccellenza, quelli nel frattempo si erano arruolate nelle camicie nere. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale peggiorò la situazione in Sicilia, dove il popolo, ancora segnato dal primo conflitto mondiale, si ritrovò sempre più povero ed affamato. La mafia in questi anni si fece sempre più forte e vigorosa e controllò territorio e coscienza. Nel luglio del 1943 favorì addirittura lo sbarco anglo-americano in Sicilia, su richiesta del boss italo-americano Luciano. L'FBI segretamente lo volle mediatore con gli amici siciliani. Calogero Vizzini di Villalba non si tirò indietro e per favorire lo sbarco degli alleati in Sicilia si fece aiutare del numero 2 della mafia siciliana, Giuseppe Genco Russo di Mussomeli. Lo sbarco avvenne nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943 e le perdite furono talmente ridotte che lasciarono persino stupite le forze alleate. Questo fu un altro eccellente esempio di connubio tra Stato e mafia. In questo caso si ebbe come protagonista lo Stato americano. Emblematico il plico fatto cadere da un aereo nella zona di Villalba qualche giorno dopo lo sbarco, che conteneva un drappo di colore giallo con una lettera L, simbolo del boss Luciano, in segno di amicizia, di un sodalizio, di una missione riuscita, di una collaborazione, la stessa sulla quale indagò anni prima Gio Petrosino e per la quale venne assassinato. Il dopoguerra fu tragico e tante famiglie, soprattutto nei piccoli centri rurali dell'entroterra siciliano, si ridussero sul lastrico, furono segnate da povertà estrema. Proprio in questo contesto sociale ritorna in auge il banditismo. Sul ruolo della mafia nello sbarco anglo-americano in Sicilia ci sono pareri discordanti.
Alcuni meritano un dovuto approfondimento, come quello per esempio dello scrittore siciliano Pasquale Hamel. In un suo articolo pubblicato su un giornale online dell'8 luglio 2013, affronta proprio questa tematica e sembra essere sicuro del fatto che la mafia nello sbarco anglo-americano in Sicilia non ebbe alcun ruolo, ritenendo addirittura fantasiosi i fatti riportati dalla storia. Secondo le fonti di Pasquale Hamel, il boss Luciano fu davvero contattato dai servizi segreti americani, ma solo per non avere problemi nel porto di New York controllato dalla mafia americana. Cari amici, questa nuova rubrica Storie prodotta da TVBN non solo vuole far conoscere meglio il fenomeno mafioso attraverso i fatti crudeli che lo stesso ha generato, ma vuole mantenere viva la memoria verso tutte quelle persone che per mano mafiosa sono cadute. Si conclude qui questa seconda puntata di Storie. La prossima volta tratteremo il banditismo e Salvatore Giuliano, un'altra parte importante della nostra storia siciliana. Ringrazio quanti seguono la mia pagina Facebook TVBN e quanti seguono il mio canale YouTube TVBN Nino Barone. Grazie davvero perché siete in molti e di giorno in giorno crescete sempre di più. Un abbraccio, ci vediamo giovedì prossimo per un'altra puntata di Storie.